il Verona, dopo le due sconfitte delle ultime tre trasferte, sta per cadere ancora. Ma non è ancora finita, palla in avanti, l'ultima chance per il Verona, lotta Ceccarelli al limite, spazza via la difesa con Tonelli, 49-30, palla in fallo laterale, la rimessa dell'Empoli, la rimessa dell'Empoli, Empoli che beneficia di questa rimessa laterale, il presidente Corsi sotto la nostra postazione sta saltando sotto di noi, il presidente dell'Empoli Corsi chiede a tutta la tribuna di saltare per festeggiare una vittoria fondamentale per l'Empoli, 49-50. Palla recuperata dal Verona, veramente l'ultimissima chance, 49-55, Alfredson prepara il cross, l'effetto palla in mezzo, Caccia, lo stop, tiro, rete, rete, al 95esimo Ceccarelli, ha pareggiato il Verona, Ceccarelli, Ceccarelli sull'ultima palla, un finale pazzesco, ha pareggiato all'ultimo secondo, il Verona con Ceccarelli, una partita già finita. Il Verona la riacciuffa al 95esimo, una partita pazzesca, anche Mandorlini in tribuna, esplode nel suo skybox, era praticamente finita, ma sulla giocata di Caccia Ceccarelli, che da 10 minuti stava facendo l'attaccante aggiunto pareggio, rivediamo, Alfredson, Caccia Ceccarelli, al 95esimo, proprio sull'ultimo secondo, evita la sconfitta al Verona, sull'ultimo pallone buono l'Empoli viene raggiunto, è stato un finale di partita veramente strepitoso, un punto per il Verona contro l'Empoli, un Empoli che esce a testa altissima da questa partita, ha messo in crisi il Verona fino in fondo, sembrava praticamente fatta per l'Empoli, e invece Ceccarelli con il gol più importante del campionato tiene ancora vivo il Verona, che adesso va a salutare i suoi tifosi sotto la curva, ovviamente l'uomo del match è diventato Luca Ceccarelli per i tifosi del Verona. Il Livorno contro il Sassuolo non si ferma, il Livorno vince, ma insomma il Verona almeno non prende altri tre punti di distacco, ne prende soltanto due, anche se la classifica sorride a Sassuolo e a Livorno per il momento. Super spot, poi torniamo.